attacco Passo Cibiana con il mitico amante Eric, motori importanti che macinano chilometri e chilometri. Ci piacerebbe fare un girone lungo oggi, quindi Cibiana, Duran, Falzarego. Ciao! Ciao! Brodi, se ne andiamo più tranquilli, oggi la ricordo. Che bella Cibiana! E dopo la forza comunque non serve mai da spingere. Qua stiamo parlando di allenamenti, preparazione. Io ho detto, guarda che domani... Fa caldo oggi. Pensavo freddo. Passo Cibiana, sempre duretta. Però ho letto che il Duran è ancora più ripido. La parte iniziale, i primi 2 chilometri, sono a pendenza media del 15. E... pian piano, oggi pian piano. Intanto mi sono mangiato la mia prima barrettina, un po' di acqua ogni tanto, tranquillo, bello. Pensavo fosse più freddo, sono un po' troppo coperto. Datterino. Datterino? Vedi, all natural il Mante, vita sana. Adesso cresce una palma qua, cresce 300 anni fa. Fin qua è come il giro che ho fatto l'altro anno, il primo, fino giù Bivio Zoldo, però poi da Dont, Duran. C'è molto meno traffico di qua che in Cadore. Lungo la strada per Cibiana abbiamo incontrato forse una macchina, ci ha superato. Qua a Zoldo non c'è nessuno, si sta bene. Stanno riasfaltando la discesa per Cibiana, per cui adesso non benissimo, ma tra qualche mese secondo me è una bomba. Gelatino a Zoldo. Il giro dell'altro anno era per un panino a Zoldo, adesso invece per un gelato a Zoldo, solo che dopo andiamo anche fino a Agordo. Vediamo, dai, finora veramente benissimo. Passo Cibiana, bello, sempre bellissimo. E passo Duran o Duran è duro, Duran è duro. Oggi mi sa dovrebbero essere 125 km con 3.200 di dislivello. Si va. Siamo a Dont e qua si piega a sinistra per i primi 2 infernali chilometri di Duran. Val di Guim. Al me paro un muro. Perché mi segna ancora 7? Ma saremo al 15. Così, attaccato al 15. Oh. Tu dici, ma perché vai giù così forte? Perché più piano di così non riesco ad andare con il mio rapporto. Allora, il Duran, ragazzi, inizia da tenuti un cazzotto forte, mai sotto il 10, e i primi 2 chilometri sono intorno al 15%. Sono molto affezionato io a questo passo, perché al di là dell'Alta Via 1, che ci siamo fermati su in cima da Beniamino a dormire, magari metto anche il link al video, e era bellissimo, bellissimo, questa strada l'ho fatta, ormai è caduto in prescrizione, quindi posso dirlo. Era ancora ingessato dopo il mio incidente, guidando per andare a Belluno, quindi ho fatto il giro largo, a prendere la mia macchina, quando sono andato a ritirare la mia macchina in concessionario. E quindi è stata un po' la strada della libertà. Farmela sudando è un po' come pagare un omaggio, no? A tutte queste memorie. Alla fine, in realtà, ogni goccia di sudore è ascetica e in qualche modo eleva. Certo, la fatica quando è volontaria è bella, quando non è volontaria si soffre di più, però comunque quando si paga un prezzo c'è sempre qualcosa in cambio. La fatica è veramente come una lama di rasoio e semplifica tutto, i pensieri, le emozioni. Semplifica e amplifica. Qua a Cordelle si può fare acqua
ed è comodissimo, perché anche in fondo c'è un'altra fontana prima, però c'è scritto acqua non potabile. Noi l'abbiamo riempita lo stesso, però per non sbagliare, svuotata e riempita qua. E adesso va su dritto qua, eh. Dire che è appena asfaltato è riduttivo. Senti che rumore, si vede andare sulla colla. Passo Duran in mezzo alla strada, tanto non c'è nessuno. Lì dietro c'è il rifugio di Beniamino, dove abbiamo dormito durante l'alta via. Moiazza, San Sebastiano. E adesso qua, se ricordo bene, la discesa è bellissima fino ad Agordo. Ho mangiato paninetto perché oggi, per la prima volta in assoluto da sempre, da quando vado in bici, mi sono fatti i paninetti. Quindi ho mangiato prima paninetto, prima già tre barrette mi pare. Siamo al 55esimo chilometro, 1529 di dislivello. Quindi, ipoteticamente potremmo dire che siamo a metà. Ottimo! In centro qua ad Agordo, la discesa dal Duran è spaziale, bellissima. Era un po' sporco l'asfalto, però bellissima. E adesso si mangia. Buona. Guardate la bandiera, guardate la bandiera. Abbiamo il vento in coda, vento a favore, vento a favore, un evento pazzesco. Abbiamo mangiato ad Agordo, paninetto, e adesso fino a Caprile si sale mediamente, diciamo. Palle di San Lucano, passo Cereda in mezzo, sempre memorie di alta via. Aspetta che non mi perdo gli altri due, che si stare a distanza ma neanche troppo. E molto bello fino a qui, 70 km, 1550 di dislivello. Bene, adesso un po' di statale selvaggia, però vabbè, non c'è tanto traffico, ci va bene. Vai. 40 all'ora, madonna. Qua prima galleria, è pratico, mi ha detto di girare qua a sinistra per saltarla fuori. Allora, il primo pezzo di ciclabile non esiste più. Questo quasi, non lo so, proviamo a farlo, vediamo se si arriva, fin dove si arriva. Diciamo che ci sono un po' di strade bianche, però si fa, si passa, molto bello. Qua mettono giù tubi, tubi su tutte le strade, spacchiamo le strade appena fatte, appena asfaltate, bellissime. Olè, tubi, tubi, tubi dappertutto. Le scorciatoie del Mante, più ripide e più lunghe della strada normale. Anche sbagliata strada. Dipende, se per evitare lo stradone devi fare una rampa al 25%. Anche Alleghe raggiunta e fa caldo, fa proprio caldo. Ciao. Caprile.
abbiamo svoltato a destra e passo a Falzarego. 91-92 km, 2050 di dislivello, ne mancano ancora 1200. Perfetto, perfetto. Che spanorama però, che spanorama. No, ma perché qua in bici non ci sono mai passato e in moto è tutto più stretto, il paesaggio non ci si guarda intorno così tanto. Guarda dove pedaliamo. Al di là della devastazione di Vaia, è bellissimo. In sella, là in fondo, qua. Sale, sale, non molla mai. Siamo quasi al bivio con Cernadoi. 100 km, 2,5 di dislivello. Bene, dai, 5 ore di pedalamento. Ottimo, ottimo, ottimo. Qua sempre devastazione, regroba. Io dovrei fare anche un po' di pipì. Fontana in quel di Cernadoi. Guarda che stupendo posticino che fa. Veramente, ci voleva. Siamo quasi in coppa al Falzarego. 110 km, 3000 di dislivello. Bene, bene, bene. Ah, bello, freschino adesso qua. Non ho parlato tanto, non ho raccontato tante storie, magari dopo a casa perché comunque in compagnia il ritmo è un po' diverso. Sono arrivato. Lei si è comportata in maniera ineccepibile, mi scuso per tutta sta roba qua, ma c'è il cantiere. E un giro bellissimo, bellissimo, sono stracontento, non avevo mai fatto così tanto dislivello. Il giro si è concluso a 128 qualcosa chilometri, 3117 di dislivello, sempre la traccia di Strava sotto in descrizione, e veramente tutto gestito bene, un ritmo che siamo andati anche abbastanza in salita, e però sempre mangiando, chiacchierando. Ci siamo fermati a mangiare il toast, ma un giro bellissimo. Non sono tanto abituato a filmare quando sono in giro con gli altri, per cui mi rendo conto che la narrazione sia stata un po' scarsetta, però insomma ce l'ho messa tutta comunque, e anche perché oggi volevo appunto portare a casa il giro senza dover chiamare Valentina di venirmi a prendere. Per essere inizio stagione sono contentissimo, questo veramente mi apre un sacco di possibilità, perché continuando a fare rulli e giri, allenamento, insomma, non dico in scioltezza, ma dai, 6 ore e mezza, 7 ore e mezza totali, perché abbiamo fatto qualche pausa. Sono veramente contento. Grazie Mante, grazie Eric. Volevo anche fare un appunto tecnico sul mezzo, perché oggi ero veramente con due che, al di là del Mante che c'ha un motore impressionante, però che c'hanno dei mezzi pazzeschi, perché Eric c'ha una Bianchi Oltre XR4 top di gamma sotto i 7 kg e il Mante invece c'ha la bici che vorrei io, cioè una Canyon Ultimate SLX 9, quindi anche lui sotto i 7 kg ampiamente, bici da strada top di gamma, e l'Exploro tirata con le gomme da strada su 42-42. Bene, bene, sono contentissimo. Sono contentissimo proprio del giro di oggi. E poi che posti, che discese, che salite, che figata le Dolomiti. Ragazzi, se non si può girare in giro per il mondo, venite in Dolomiti a pedalare quest'estate. È fighissimo. Ci vuole un po' di fiato, insomma. Non è che si deve fare per forza i giri da cretini con 3000 metri di dislivello. Ci sono anche robe più piccole, anzi, devo prendere la mountain bike, devo riprendere la mountain bike e vi mostro un po' di perle in giro per la valle, eh? Dai, alla prossima, ciao ragazzi!